Mercoledì 25 aprile torna per la 13ª volta Milano Marittima al Palace Hotel il premio 5 stelle al giornalismo. Ci parla dei premiati il presidente di giuria, Ruben Razzante. È evidente che i giornalisti meritevoli di un riconoscimento del genere sono tanti e c'è la necessità di selezionare quelli che quest'anno, comunque dall'aprile dell'anno scorso a oggi, si sono contraddistinti per meriti particolari, e quindi tutto questo fa sì che la scelta sia sempre molto ardua, ma noi riteniamo di aver selezionato anche quest'anno, sia nell'ambito della carta stampata sia nell'ambito dei media televisivi, le migliori o comunque tra le migliori risorse di questo mondo. Beh, l'aspetto deontologico è un elemento ispiratore della nostra selezione dei premiati. Certamente Andrea Montanari nel TG1 dell'ultimo anno ha dimostrato comunque di riuscire a tenere la barra dritta per quanto riguarda la neutralità dell'informazione e l'obiettività dei dati forniti al pubblico. Certamente Paolo Liguori nel giornalismo d'inchiesta e quindi nell'approfondimento dei fatti del giorno ha fornito delle chiavi di lettura molto alternative. Certamente il settimanale Grazia si è profondamente rinnovato negli ultimi 12 mesi grazie alla eccellente guida di Silvia Grilli, e anche Francesco Carrassi alla Nazione ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni, così come Ute Müller, la giornalista tedesca che premiamo quest'anno nell'ambito della sezione stampa estera, ha raccontato meravigliosamente la Riviera Romagnola, dimostrando grande capacità di lettura degli avvenimenti locali. Direttore, che effetto le fa questo premio e come si trova qui al mare Milano Marittima? Ma intanto sono contento del premio perché insomma è un onore, poi ci sono delle altre persone che hanno deciso di premiarmi, come si può essere scontenti? E poi il fatto che si faccia qui in questa stagione che già è quasi estate è molto bello, questo è un esempio di eccellenza dell'Italia, dell'estate italiana eccetera, quindi il fatto che si faccia qui a Milano Marittima è molto bello. Direttore, si sente un po' tornato a casa perché lei è originario di questa terra? Sì, io sono ravennate, anche se non ci torno così spesso, sicuramente molto meno di quello che mi piacerebbe. E quindi tutto bene, sì, mi sento a casa, è una giornata meravigliosa, un posto meraviglioso. Se esiste un premio al giornalismo vuol dire che ancora il giornalismo esiste. Sì, la silloge non fa una grinza, il giornalismo esiste, ovviamente deve affrontare una serie di sfide, deve affrontare una serie di difficoltà, ma viva Dio, è assolutamente vivo. Flaiano diceva: la notizia della mia morte mi sembra francamente esagerata, anche quella del giornalismo. Come sta il TG1? Il TG1 sta molto bene, anche noi dobbiamo affrontare molte sfide e tutte le sere siamo impegnati a conquistarci la fiducia dei telespettatori, che sono molto generosi, hanno stabilito che noi siamo i primi in questo paese per quanto riguarda lo share e per quanto riguarda l'ascolto, ma questo non ci basta, vogliamo soprattutto essere i primi nel loro cuore, cioè vogliamo essere autorevoli, credibili e soprattutto interessanti per loro. A proposito di fiducia, lo sa che quando cambia il governo cambiano i vertici dei telegiornali Rai? Non c'è dubbio, in passato è successo così, vedremo quello che succederà questa volta. Posso dirti la verità? Non me ne frega niente. Sì, una manifestazione che quest'anno compie 13 anni e in tutti questi anni siamo molto soddisfatti per aver portato il meglio del giornalismo italiano e internazionale proprio qui nella nostra Romagna. Giornalismo di qualità, perché qualità è anche un po' il nostro punto di vista sull'ospitalità alberghiera e non solo. 13 anni e questo premio è ancora vivo, è ancora pieno di energia. Come Tonino questo premio, no? Tonino se n'è andato, ma in realtà Tonino Battani è la realtà di questa terra, cioè una terra operosa che continua nelle difficoltà a tenere alta la bandiera italiana all'estero, in tutte le parti del mondo vai, Emilia Romagna numero uno, cioè vedevo anche le grandi iniziative che fanno, e quindi questo premio che apre la stagione è riuscito in questa idea folle di Tonino di rilanciare in un modo diverso l'Emilia Romagna, perché non si parlava solo del gruppo Battani. Quando tocchi l'Emilia Romagna con un numero uno come era lui, per fortuna sua figlia e i suoi figli continuano questa storia, dà il segnale che in Italia non si finisce mai di stupire, di combattere e di andare avanti. È un messaggio molto positivo questo premio, perché se pensi 13 anni
aver portato le grandi firme del giornalismo italiano qui, non mollare mai, un grande merito di Paola che continua questa storia.